Si chiama Anima ed è un progetto che parla di alberi, suono e musica. Racconta la realizzazione di un quartetto d'archi realizzato con tavole armoniche e anima in abete bianco, utilizzando il prezioso legno della Vest del Prinsep, testimonianza naturalistica degli altipiani cimbri nel comune di Lavarone, schiantato nel 2017 con l'incredibile altezza di 52 metri e 250 anni di vita. Era il più alto abete bianco d'Europa, oggi è il simbolo delle Alpi e della loro trasformazione climatica. Anima narra la storia di una nuova vita, una forma di rigenerazione, un bellissimo racconto che conduce a conoscere gli alberi e la genesi di uno strumento musicale attraverso una duplice modalità, quella di una mostra e di uno spettacolo. Il percorso espositivo Anima, dentro il suono delle Alpi, al Muse fino al 7 luglio, ripropone attraverso pannelli esplicativi le fasi e le caratteristiche naturali e artigianali della lavorazione del legno a partire dall'albero, dalla sua maestosa crescita, per poi descrivere la cura e la raffinatezza dell'arte della costruzione degli strumenti ad arco che compongono la dimensione classica del quartetto d'archi. La mostra, visitabile nella lobby del museo senza necessità di acquisto del biglietto d'ingresso, è stata affiancata nei giorni scorsi dalla Stanza dell'Anima, uno speciale momento per ascoltare da vicino gli strumenti creati nell'ambito del progetto, grazie agli assaggi musicali del quartetto Pegreffi. In lavorazione per quest'estate lo spettacolo omonimo di parole e musica, immagini e suoni con i testi di Marco Albino Ferrari, le musiche originali di Giovanni Bonato per la regia di Andrea Brunello, compagnia Ardito Desio. Uno spettacolo in cui la voce di Ferrari e i suoni del quartetto Anima portano dentro al suono delle Alpi dando voce al legno dell'abete del Principe, coinvolgendo il pubblico. L'intero progetto nasce da un'idea e con la direzione artistica di Giovanni Costantini, in partnership con Muse, il Museo delle Scienze e Comune di Lavarone. La lotteria è un bell'insieme di impegno, di passione, di studio e di ricerca continuo. Tendo a chiamarla sempre artigianato molto più che arte. C'è sicuramente però un aspetto creativo nell'atto della costruzione di ogni singolo strumento. Nella fattispecie, il quartetto Anima, costruito con il legno della Vezza del Prinsep, è stata una sfida perché è un legno abbastanza atipico, si tratta di abete bianco invece dell'abete rosso che tradizionalmente si utilizza in liuteria. Oltre alle tavole, quindi il piano armonico, la parte che produce più suono, con la Vezza del Prinsep ho costruito le anime. Le anime sono appunto questi listelli cilindrici che vengono incastrati all'interno dello strumento, praticamente come ultima cosa o quasi. Quindi non è uno dei pochi delle poche componenti che non sono incollate, sono solo incastrate, perché in base a dove viene posizionato nel giro di una zona di pochi millimetri, la qualità del suono, la risposta alle sollecitazioni del musicista cambiano.